Benvenuti al TGCOM. Doveva essere la manifestazione per la pace, invece al corteo di Roma alcuni esponenti dei centri sociali sono tornati a dinneggiare 10, 100, 1000 Nassiriya ed hanno bruciato fantocci rappresentanti soldati italiani, americani e inglesi. Tranquilla la manifestazione milanese alla quale hanno aderito 50.000 persone e dove hanno sfilato le rappresentanze palestinesi e i sindacati. La Camera ha confermato la fiducia al governo approvando il maxi emendamento alla legge finanziaria. Oggi Prodi, intervenendo al congresso della DC, aveva definito la manovra un atto di coraggio. Domani voto finale sulla finanziaria. Alle 18.40 al castello di Bracciano hanno suonato le campane a festa, mentre con il rito di Scientology Katie Holmes e Tom Cruise dicevano il fatidico sì. Una parata di stelle per il matrimonio. In questo momento è in corso la festa. Tra pochissimo una pioggia di fuoco illuminerà il castello. I fuochi d'artificio sono previsti tra le 22 e la mezzanotte. Oggi il Papa, ricevendo in visita i vescovi della Baviera, ha ribadito l'importanza della famiglia fondata sul matrimonio e ha ricordato che è con la pazienza dello stare insieme tutta la vita che l'amore raggiunge la sua vera maturità. Sono finiti in manette a Reggio Calabria 4 minori con l'accusa di stupro di gruppo nei confronti di una ragazza di 12 anni. Gli arresti sono stati eseguiti dopo la denuncia dei genitori della vittima. Calcio, il Milan si ferma ad Empoli 0-0 nell'anticipo. In Serie B pareggio a sorpresa a Bergamo, dove il piccolo Albino Leffe riesce a fermare sull'1-1 la Juventus, espulso Buffon. Il Genoa perde in casa, il Napoli batte il Bologna e aggancia la testa della classifica. Era l'ultima notizia del TGCOM, grazie per essere stati con noi e buona continuazione. Sabato alle 19 il professore Matto e alle 20.50 la famiglia del professore Matto con Eddie Murphy, Eddie Murphy, Eddie Murphy, Eddie Murphy, Eddie Murphy. È arrivato il terribile dinosauro alato, l'Pterodattilo! Scaldate i motori! Siete pronti alla sfida? Partiti! È una gara combattuta! Il pericolo è in agguato! La rossa in testa! Sola contro il dinosauro! Abbattuto! Terror Dactyl, solo da Hot Wheels. Hot Wheels Radar Gun, prendi la mira, premi il grilletto e misura la velocità. Radar Gun, solo da Hot Wheels. Fermi, c'è il cane dei vicini. Eccolo, guardi, i nostri cereali Nesquik. Solo loro sono al gusto di Nesquik. Ma dobbiamo prenderli. Prova, prova. Miau, miau, miau. Miau. Adesso qui. Dai, che cosa non faremo per i cereali Nesquik? E tu ce li hai? E da oggi la battaglia Bionicle inizia a colazione con 6 mini Bionicle diversi. Solo con i cereali Nestlé. Uno in ogni confezione. È vicino ai bambini in ospedale, ma non è un giocattolo. È la Fondazione Ronald McDonald che finanzia e realizza progetti destinati ai bambini in ospedale e ai loro genitori. In occasione della Giornata Mondiale del Bambino, il 18 e 19 novembre, McDonald's e i suoi licenziatari doneranno un euro alla fondazione per ogni Big Mac che acquisterai. Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald Italia. Un aiuto concreto. C'era una volta una terra in cui il sole era sacro. Quella terra era l'Egitto. Oggi il suo popolo ti offre il suo bene più prezioso, il sole. Egitto, il dono più bello. Alle sfilate di Natale, grande successo di Barbie Magia delle Feste. Applausi per il favoloso abito con ricami, per i gioielli e la stola da sogno. Barbie Magia delle Feste, fatti ammirare con lei. In diretta dall'Hot Wheels Monster Jam Arena, la sfida delle sfide, Redding contro Hot Wheels. E spettacolo ragazzi, salti, trampolini e evoluzione da brivido. Chi sarà il vincitore? Hot Wheels Monster Jam Arena, la vera sfida. Il mio segreto è Acqualente, aiuta la digestione e favorisce le diuresi. Ah, anche poco sacchio. Acqualente,
l'effervescente naturale del benessere. Tante virtù, poco sodio. Di notte le stelle più dolci scendono dal cielo e si posano su pan di stelle. Il biscotto più buono, fatto con tanto cacao e nocciole. Così buono che piace proprio a tutti. Mulino Bianco, scegli un mondo genuino. Ecco arriva Tony, che sogno, Tony. Tony cammina davvero. Sei un amore, Tony, chi sei lo scegli tu. Divertiti di più, Barbie Girl. Barbie e Tony, e il divertimento continua nella scuderia. Hot Wheels, affronta la nuova pista Serpent Revenge. Se ti catturo con la mia coda, sei spacciato. Riprovaci, nuova pista Serpent Revenge, gare da paura. E con Speed Readers misurate la velocità dei vostri bolidi. Hot Wheels, più veloci che mai. Io credo nelle fate. Io credo nelle fate. Io credo nelle fate. Io credo nelle fate. Lo giuro, lo giuro. Lo giuro, lo giuro. Uomini della turma, Peter Pan. Lunedì alle 21.05, prima visione Italia 1. Aiutaci a salvare la natura. Compra con noi un pezzo di foresta tropicale argentina acquistando in edicola al costo di 6,90€ il calendario allegato alla rivista Focus. Grazie al tuo contributo, l'associazione 4Planet acquisterà tratti di foresta che non verranno mai più tagliati. È un'iniziativa Media Friends e Focus. Benvenuti al meteo. Una nuova perturbazione in arrivo dall'Atlantico giungerà sull'Italia nella seconda parte della giornata, portando altre nubi ma ben poche piogge, soprattutto sulle regioni settentrionali. Ecco le previsioni per domenica. Al nord-ovest, bello su Alpi e Ponente Ligure, qualche nube altrove, nebbia in Lombardia. Nel pomeriggio nubi in aumento su tutte le regioni, piogge su Levante Ligure e Alto Piemonte. Al nord-est, nubi su Friuli e Appennino Piacentino, bello altrove ma con nebbia in pianura. Nel pomeriggio bel tempo lungo il litorale adriatico, nubi altrove e deboli piogge su Appennino. Al centro, qualche nube in Toscana, Umbria e Marche, bello altrove e nebbie nelle valli. Nel pomeriggio nuvoloso in Toscana, bel tempo altrove, nubi in aumento ovunque dalla sera. Al sud, qualche nube lungo il versante tirrenico, bel tempo altrove, nebbie nelle valli. Nel pomeriggio bel tempo su tutte le regioni, qualche nube sui rilievi verso sera. Nelle isole un po' di nubi in Sicilia, bel tempo in Sardegna. Nel pomeriggio qualche nube sulla Sicilia tirrenica, bel tempo in Sardegna. E per concludere, ecco una panoramica degli orari di alba e tramonto nelle principali città italiane. Arrivederci. Thank you.